Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, rieccoci qui con Planet Base e sono in pausa perché in questa fase iniziale voglio leggervi uno dei commenti che sono stati scritti. Intanto grazie a tutti quelli che hanno scritto un commento nello scorso episodio perché mi avete dato veramente un sacco di consigli utili e interessanti alla sopravvivenza della nostra base, ma volevo ringraziare particolarmente, ve lo metterò qua in seconda impressione, Alberto Repetto, che mi ha scritto un commento che mi ha veramente aiutato molto. Ora ve lo leggo. Ciao Break, stai molto attento, sei veramente in una situazione critica. Non funziona la produzione di medicinali, perché per produrre medicinali occorre la bioplastica di cui c'è scarsità. Sono i biologi che si occupano della produzione di carne in vitro, non gli ingegneri. Gli ingegneri costruiscono e riparano e producono solo le parti di ricambio, i semiconduttori e le armi. Al momento hai forse troppi ingegneri, mentre ti serve qualche biologo in più. Insieme a un numero maggiore di biologi aumenta la produzione di bioplastica, costruendo nello spazio rimasto il Biodom, l'ultimo che abbiamo realizzato, un'altra pianta che produce amido, perché tante piante medicinali, tanto di piante di medicinali avrà sempre in abbondanza, anche se ne costruisci poche, ovviamente posto che i biologi se ne occupino. Armi e guardie al momento sono completamente inutili, le armi richiedono molte risorse, le guardie mangeranno solo del prezioso cibo senza fare nulla. Le guardie saranno utilissime solo quando costruirai lo spazio porto e inizieranno ad arrivare i visitatori, alcuni dei quali potranno attaccarti. Fino ad allora i coloni di mercanti non ti attaccheranno mai. E questo ci rassicura un pochino, ci eravamo preoccupati di appunto portare una guardia velocemente sulla nostra colonia, mentre non era fondamentale, però comunque tanto ce l'abbiamo e consumerà un po' di cibo, vabbè, la mandiamo in miniera, non possiamo, lo so, scherzavo. Anche se non dovresti assoldare le guardie, al momento costruire il centro di controllo è utile. Non ha bisogno delle guardie per esercitare la sua funzione base, ovvero quella di lanciare gli allarmi nella colonia. Lanciare gli allarmi ti sarà molto utile per ridurre i feriti durante le catastrofi naturali. Lanciare un allarme durante una tempesta di sabbia o una tempesta solare farà sì che rientrino tutti nella colonia, evitando infortuni che possono diminuire le tue preziose scorte mediche. Hai ragione sui medici, averne un paio sono utili, ma non esagerare. Quello che ti manca sono solo le scorte mediche, perché ti manca la bioplastica. Attento mentre ti espandi, il gioco è fatto di equilibri, tutto è importante, ma alcune cose lo sono di più. I fondamentali sono il cibo, i pezzi di ricambio, energia, acqua, ossigeno e una decente scorta di medicinali. Le armi e le guardie diventano molto importanti solo in una seconda fase, quando la colonia è molto grande. Se in un qualunque momento della partita inizierai a mancare di questi requisiti, la colonia inizierà a precipitare come un castello di carte. Se terrai invece a mente questi elementi, la crescita sarà lenta, ma più sicura. In bocca al lupo, continua così. Grazie mille ancora Alberto. Cercheremo di applicare i tuoi consigli oggi, bloccando subito l'accesso alle navi mercantili, che tanto non le sfruttiamo per adesso, bloccando subito l'accesso a altri tipi di coloni che non siano i biologi, e levando la priorità a quelle strutture che consumano il tempo dei nostri purtroppo pochi biologi attuali. Quindi questo è il piano di attacco. Successivamente, se riusciamo a stabilizzare questo, e non è detto che ce la facciamo, passiamo a costruire il centro di comando. Quindi ragazzi, usciamo dalla pausa, andiamo immediatamente a togliere dai permessi quella del mercante, andiamo a aumentare biologo fino a 100%, ne abbiamo 3 di biologi in questo momento, leviamo i tetti. Andiamo a togliere la priorità da questa struttura, andiamo a riaumentare la priorità a questa struttura e qui andiamo a realizzare un'ultima pianta. Ho notato una cosa ragazzi, semi di piselli, produzione veloce, manutenzione veloce, semi di riso, produzione veloce, alta manutenzione come la prima, normale, lenta. Facciamo un seme di mais, ne abbiamo già 2. Con poca manutenzione riusciamo a produrre cibo e amido, bioplastica, molto utile per noi. Ho fatto quella perché ragazzi abbiamo pochi biologi, quindi pochi biologi riescono a occuparsi poco di queste strutture. Però adesso abbiamo solo biologi in arrivo. Non è detto che arrivino subito, però noi ci proviamo. Velocizziamo il tempo. Allora, abbiamo 2 vegetali, un po' di ferro e un po' di metallo, no, basta, medicinali e un po' di ferro e basta, medicinali, sì. Scarse scorte di cibo e fine pezzi di ricambio e fine scorte mediche. Però, allora ragazzi, io direi di fare un'altra cosa. Rimettiamo il tempo a 1. Andiamo a prendere il laboratorio delle armi e via, ricicliamolo. 2 metallo e basta? No, allora non lo voglio riciclare.
Questo sì, perché c'è anche la bioplastica all'interno. Questo, vabbè, lo leviamo, ragazzi. Tanto penso ci servirà solo due di metallo, vero, per rifarlo? Abbiamo perso delle risorse. Ah, ci serviva uno di metallo. Forse era già dentro. Uno e uno, ok. Sì, hanno levato anche quello che era dentro. Ok, ragazzi, quindi arriva la bioplastica. Eccolo lì. Il nostro medico se la prende e la porterà sicuramente al laboratorio qui per realizzare un nuovo... una nuova pianta medicinale per curare uno di questi due feriti. Dobbiamo solo incrociare le dita e sperare che arrivi a momenti una nave coloniale con i nostri biologi. Non abbiamo... È arrivato un meteorite nel frattempo. E un'altra cosa, è uscito il nuovo aggiornamento del gioco. Fra i commenti che ci sono stati nello scorso episodio, mi avete consigliato di costruire un secondo generatore di ossigeno per sicurezza. Se dovesse scoppiare il primo, abbiamo il secondo. E lo faremo, però... Prima di tutto risolviamo questi problemi. L'aggiornamento è relativo proprio all'ossigeno. L'ossigeno fluirà più velocemente e ci sarà bisogno di meno ossigeno per le basi grandi. Però c'è anche una modifica, se non sbaglio, sulla casualità delle... seme di mais è stato costruito. Ok, la bioplastica è stata usata per questo. Buono. Dicevo, anche sulla casualità degli infortuni dei nostri cittadini, dei nostri coloni. Ok, allora, sembra che la situazione non sia troppo brutta, perché non vedo troppe icone. Abbiamo finito il cibo, bene. Di solito ci diceva... Eccolo qui! Eccoci. Quanti siete? 35. 20? 21. Una sola biologa. Vai subito al lavoro, andando assieme di medicinali. No! Maledetta. Proprio quella dovevi scegliere, da mantenere. Ok. Andando assieme di mais, vai. Cercate, ragazzi, di produrre tanta bioplastica, tante scorte medicinali. Problema della scorta medicinali finisce. Te siete, ma non penso ci siano problemi di acqua, vero? Vero? Scorte di cibo scarse. Ok, ragazzi, dovremo sicuramente realizzare un altro biodom. Però cerchiamo di vedere se continuano ad arrivare dei coloni, perché... Ok, te intanto stai curando, bene, te dovresti alzarti, amico, via di lì, grazie, perché c'è altra gente che ha bisogno del lettino. C'è altra gente, no, ti hai fame? Abbiamo un lettino libero, è la prima volta, ragazzi, abbiamo finito il cibo. Sì, dobbiamo stare attenti, direi di mantenere questo piccolo equilibrio. Le scorte mediche, quante ce ne sono? Ce ne sono 4 foglie. Parti di ricambio ce ne sono, perfetto, ragazzi. Le cose stanno proseguendo. Tu cos'hai? Hai sete. Ma ragazzi, c'è la fontanella, venite a bere. 0,25 è poca? Ah no, consumo d'acqua. Non è poca, è quello, consuma quello. Ah, ecco, vai a bere, a posto. Avete fame, lo so che avete fame, lo so. Dannazione, qui molto scarsa. Non si riesce ad andare avanti qui, ragazzi. Il consumo di ossigeno con... Cosa? Immediatamente un generatore di ossigeno qui priorizzato adesso, cazzo. Quindi sta calando l'ossigeno? Cazzo, non ce la faremo mai. Quanto ci richiede questo? 1-1, dai ragazzi. Una bioplastica ce la facciamo. Eccolo lì, sta lavorando la bioplastica. Venitevi a porta, cazzo, servirà anche una e una qui. Questa cosa qui non me l'aspettavo adesso. Ferro, bioplastica, anche quello è molto danneggiato. Ok, scorte di cibo scarse, va bene, dai, dobbiamo costruire il generatore di ossigeno. Ok, una bioplastica è stata portata, ce n'è un'altra in viaggio, sì, eccola, ce la facciamo. Boom. Dov'è? Non lo voglio sapere, meglio che non lo sappia. La batteria,
siamo alla fine della notte, però siamo un pochino troppo. Stoccaggio di energia a livello basso, forniture finite, consumo di ossigeno supera la produzione, no problema, scorte di cibo scarse. Scarse va bene, finite non va bene. Stoccaggio di energia è critico, ma adesso torna il sole, girano i pannelli e porca troia. Porca troia, veramente. Ok, generatore costruito. Collegamento costruito. Tac, ok. Perfetto. Quindi ragazzi, la produzione di ossigeno è superiore al consumo e questo ci riporterà il livello di ossigeno ovunque nella base a livelli ottimali, 22% come l'atmosfera terrestre. Ok, non arrivano nuove navi a quanto pare. La gente inizia a avere fame, mi sa seriamente. Aia. Guardate quanto è bassa la statistica. Ah! Darci? Darci? Ok, ti stai cibando. Te vai a dormire per la disperazione, perché. Ma il cibo c'è. Un pasto, dai. Guardate come vanno tutti a corsa. Ok, tu hai mangiato. Chi sta mangiando? Darci? Perfetto, quella che era più affamata. Piano piano dovrebbero riuscire a galleggiare. CR1 danneggiati in modo irreversibile. Cos'è il CR1? È un robot? Dov'è il CR1? Mi sa che non abbiamo più uno dei nostri due robot. Uno è lì, quello giallo, quello blu. Quello blu. Scorte di cibo scarse, finiti i pezzi di cambio e finite le forniture mediche. Sì, un robot solo, come vedete su in alto che ci dice. Maledizione. Tra l'altro era quello logistico, mi sa. Ok, te ti stai riprendendo, te hai preso il cibo e stai mangiando, te come sei messa? Spero che arrivi. Aia! Non c'è cibo in cottura e la gente ha molta fame. Forse ragazzi siamo arrivati troppo tardi. Forse siamo arrivati. Oh, la carne, eccola qui. Tac, pasto in. Pronto, pasto pronto, pasto pronto. Qualcuno mangia. Speriamo. È cascato un meteorite molto vicino. Speriamo che questi qui che hanno veramente molta fame, tipo lui che va a dormire per la disperazione. Ci facciamo a selezionarlo. Dannazione ragazzi. Oioia. Se morisse qualche unità di cui abbondiamo come gli ingegneri, piangiamo fino a un certo punto. Guardate lì la notte, i letti sono pieni, 21 persone, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 posti letto, la metà di quelli necessari, però non voglio consumare la bioplastica. Perché ci serve per le scorte mediche. Ecco l'amido, come vedete viene portato lì, un lavoratore ci lo trasforma in bioplastica, la gente è lì che prende il cibo, poi come vedete non ce la fanno a prenderlo tutti, per esempio lei è messa veramente male, lui come è messo? Insomma, te, insomma, te, insomma, quella messa peggio è lei, dai, no, t'hanno fregato da mangiare, però ne sta uscendo un altro. Stai nei dintorni della macchinetta perché sei dura, perché se te lo fregano te lo meriti di morire. Ma guardate lì ragazzi, razionalizzazione totale di cibo. Abbiamo bisogno di un'altra di queste zone. Inutile per adesso perché mancano le risorse per fare il cibo. Ah! Avalon Silva, ingegnere, morto. Esatto. Sta morendo. Non lo riprenderemo mai. Perché non ha mangiato. Guasto. Avalon Silva è morto di fame. Un ingegnere. No, oh, ho sentito il rumore, era solo.
Era solo l'airlock che si apriva. No, ragazzi, c'è troppa gente che sta soffrendo la fame. C'è decisamente troppa gente che sta soffrendo la fame. Neanche i biologi hanno fame, è questo che mi preoccupa, perché se dovesse morire un biologo, avremo ancora meno produzione di cibo. Dai, nave, per favore, stiamo galleggiando, stiamo letteralmente galleggiando in questa situazione critica. Abbiamo bisogno di altri biologi, per favore. Cibo finito. E anche lui, ragazzi, sta per cadere ed è un biologo. E questo... Eccolo lì. KO. Un biologo in meno. Due biologi. O tre. Tre. Un biologo è morto, un altro biologo sta soffrendo la fame. Probabilmente siamo obbligati o a ridurre il numero dei nostri coloni, o a veder precipitare questa colonia in un cimitero. Non so se fra le statistiche. Fermi tutti. Sentito un qualcuno. Maremma. Un altro biologo, ragazzi. Un altro biologo. Penso che sia finita a questo punto. Penso che sia decisamente finita. Abbiamo dimezzato la produzione di cibo. Come vedete, ragazzi, anche la cosa dell'intelligenza artificiale. Allora, è sicuramente appunto da considerare il fatto che l'intelligenza artificiale non sia il massimo in questo gioco. Però dobbiamo cercare di arginare il problema di questa intelligenza artificiale. Non sta morendo nessuno adesso, ma ovviamente, come abbiamo già detto, la produzione è dimezzata. E un altro morto. Un lavoratore. 18 cittadini nella nostra colonia. Risorgeremo? O siamo destinati a finire? Questo dipende anche dall'arrivo o meno di navi. Fino a che continuano a morire biologi, siamo destinati a continuare il nostro turbine discendente. Ho come l'impressione che stia per morire qualcun altro. Non arriva nessuna nave, ragazzi. Non arriva nessuna nave. È arrivata una nave con un biologo. Se fossero arrivati tre biologi, avremmo avuto forse una speranza. Un altro morto. Un altro morto. I coloni sono morti di fame. Due. Non so cos'è morto. Non so, ma siamo tornati a 15, ragazzi. E abbiamo un solo biologo. È finita. È decisamente finita. Aspettiamo come ultimo controllo la morte dell'ultimo biologo, che anche lui ovviamente è già arancione, molto triste perché è rimasto ormai da solo. Rest in peace Raymond si chiamava questo di nome, quindi 14 coloni, un robot.
Se per caso dovesse arrivare un biologo, io provo a continuare. Ma non arriva nessuno. Questo penso anche perché, se andiamo a vedere nella guida, tra le altre mi avete detto di dare un'occhiata ai pasti. Sì, l'ho visto come funziona, però volevo vedere un attimo ora un'altra cosa. Risorse, stato colonizzatore, salute, ossigeno, morale. Allora, volevo capire se la nave colonizzatrice, commercio, componenti tecnici, gestione di base. Vediamo se autorizzazione di atterraggio, colonist. Volevo capire se la felicità ci permetteva di attirare più coloni. Una felicità alta, più coloni. E ragazzi, guardate quanta gente ha fame. Il biologo triste, affamato, desolato. Prova a prendere un pasto, ma non ce la fa. Ragazzi, questa è la fine. È la fine di tutto perché eccoli, è svenuto. Il nostro biologo è svenuto, affamato ed è morto. Non abbiamo più produzione di cibo. E la gente non ha alcun tipo di certezza su cui contare. Quindi, ragazzi, non ha senso continuare questa partita. Inizieremo subito una nuova partita tenendo a mente l'equilibrio e tutti i commenti che ci sono stati negli scorsi episodi. Come vi ho detto, ragazzi, io questo gioco non sono bravo, insomma, la vedete, perché sennò avevo finito la prima delle colonie. E cercheremo di piano piano imparare e riuscire a fare qualcosa. Ormai è una sfida quella che ho avviato contro l'intelligenza artificiale. È un gioco di equilibri. È vero, è proprio un gioco di equilibri. La gente continua a morire nel frattempo e siamo già arrivati a 10 cittadini. Va bene, ragazzi, ci vediamo fra pochissimo. Ed eccoci qua nella discesa sul nostro terzo pianeta, cioè sul terzo tentativo sul primo pianeta. Scendiamo di nuovo, ragazzi, quindi con la nostra truppa al completo. Tre lavoratori. Due biologi, due, un ingegnere, un medico e due robot. Cercheremo, ragazzi, di mantenere questo tipo di rapporto? Non lo so. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo ovviamente iniziare con un airlock. Guardiamo lo spazio che abbiamo intorno. Vabbè, non troppo, però dovremmo riuscire a uscire da quella zona laggiù. Costruiamo un airlock qui. Abbiamo anche lo spazio di là, direi la verità, per uscire. Costruiamo un airlock e un generatore di ossigeno. Lo colleghiamo. E andiamo a realizzare immediatamente un pannello solare di dimensioni grandi qui. Andiamo a realizzare immediatamente anche un estrattore d'acqua di dimensioni grandi, medie diciamo, qui. E andiamo a realizzare immediatamente anche una batteria. Ed un deposito di acqua. No. No, lo dobbiamo prima di tutto realizzare. Ok. Successivamente andiamo a realizzare un biodome. Subito. Facciamo la mensa e poi il biodome. Facciamo subito il biodome, ragazzi. E questa volta voglio farlo così. Vogliamo provare a fare il biodome di dimensioni intermedie. Per vedere di realizzare subito abbastanza piante da far funzionare il tutto. Poi, successivamente, dovremo ovviamente andare a realizzare una mensa. Anche questa la faremo piccola. Collegata al biodome. E un dormitorio che vi ricordo essere un dead end, quindi lo faremo qui così. Fatto
Facciamolo qui, così, collegato direttamente all'ingresso. Più grande, così possiamo metterci direttamente più letti. Probabilmente stiamo esagerando, lo so, però vabbè. Ok, quindi ragazzi, qui stanno trasportando tutti i materiali. Ci manca, fra le cose che volevamo realizzare, il deposito dell'acqua. Lo possiamo realizzare tipo qui. Dovremmo riuscire a passare comunque con una struttura qua dietro per collegarci da quell'altra parte. Ok, abbiamo quindi l'ossigeno realizzato, stiamo portando la bioplastica, non so se ci basterà per fare tutto, ci manca 3 bioplastiche qui, 2 metallo, forse manca il metallo ragazzi per fare tutto, quindi dovremo iniziare già a studiare un... Ovviamente anche poi gli interni dobbiamo fare, però la cosa fondamentale è il biodome. Quindi priorizziamolo. Dovremmo iniziare a fare anche le altre cose, appunto, che stanno all'interno di queste strutture. Allora, questo ci possiamo realizzare all'interno, ancora no. L'energia elettrica dovrebbe essere sufficiente a passare la notte senza problemi. Realizzate il collegamento, per favore. Ok, realizzate il collegamento anche per l'altra struttura, così almeno abbiamo tutto al completo. Ok, allora quanto metallo ci avanza? Veramente poco, però dobbiamo realizzare... No, 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 no. Vogliamo realizzare un po' di letti. Ne facciamo almeno 2, quindi 4 posti letto. Per adesso non è fondamentale farli tutti subito. E vogliamo realizzare delle piante che vadano a sostenere la nostra crescita. Io direi di andare con queste qui intermedie, quindi di fare una... 2, 3 piante di patate e una pianta di pomodori per adesso. I pomodori sono veloci, esatto. Quindi tanta produzione di cibo grazie ai pomodori, produzione intermedia e lenta di amido e cibo. Ovviamente dovremo andare a realizzare qui una struttura che ci darà la possibilità di creare i nostri pranzi. Quindi questa è una vaschetta dell'acqua che appunto ci permetterà di bere. Ok, l'ossigeno inizia a fluire, l'energia elettrica è ovviamente in calo perché abbiamo solo il pannello solare. Si deve riciclare la nave colonia. Non è fondamentale riciclare la nave colonia, il letto castello è stato costruito. Ok ragazzi, adesso siamo nella situazione in cui dobbiamo praticamente solo aspettare che vengano realizzate le cose. Vi ricordo che dobbiamo iniziare a estrarre il metallo e io direi di farlo proprio qui. Oppure potremmo, anche se è un po' uno spreco di risorse, la miniera c'è solo di una dimensione. Potremmo, qui ce la fa, ah, ce la fa fare anche direttamente collegata qui. Vabbè, ragazzi, facciamola così. Dobbiamo fare questa. Che ci richiede 2 metallo? Non so se ce la facciamo, ragazzi. Si deve riciclare la nave colonia. Ricicliamo la nave colonia, perché la nave colonia ci darà un sacco di metallo. Ok, adesso andiamo a fare subito la zona di... una piccola zona di lavorazione. Qui. Utilizzeremo il generatore di ossigeno come svincolo, diciamo. Una piccola zona di lavorazione qui. E... Da qui avremo bisogno magari anche di un magazzino, però il magazzino aspetterei a farlo. Che ci richiede comunque... Che diavolo ho fatto? Ah, ragazzi, mi sa che ho fatto una cagata, perché impianto di lavorazione l'avevo messo qui collegato a questo. Oh, ok. Mi sa che ho pigiato... Tipo ricicla? Non lo so. No, ricicla, forse ho sbagliato, sì. Semi patate è stato costruito, sopravvivenza raggiunto, i componenti sono stati costruiti 2. Ok ragazzi, siamo nella situazione che conosciamo bene. Abbiamo bisogno di realizzare anche una struttura medica e un laboratorio. La struttura medica è un dead end, fermi tutti.
un dead end, il laboratorio no, quindi laboratorio. Anzi, qui possiamo fare così, sì. Laboratorio. Struttura medica. Lo so che ho messo tante costruzioni in realizzazione, però ragazzi, dunque facciamo un processore di coso di metallo e un coso di plastica e priorizziamo tutto quanto qui. Ok, abbiamo raggiunto la sopravvivenza, ci dovrebbero essere abbastanza materiali per fare tutto, se così non fosse cercheremo di bloccare la produzione di qualcosa, ma mi sembra che manchi solo autosufficienza raggiunto. Ok, abbiamo realizzato questi e quindi sono già pronti a essere lavorati, praticamente queste scorte qui verranno trasportate, il laboratorio piccolo è in corso di realizzazione, ci manca il collegamento, l'abbiamo realizzato adesso, quindi nel laboratorio possiamo andare a realizzare immediatamente uno di questi e il laboratorio poi potrà essere ampliato in quella direzione, abbiamo pochi letti alla fine dei conti per quelli che siamo, però costruiamo anche questo e costruiamo anche questo tunnel qui. E abbiamo l'infermeria. Nell'infermeria andiamo a fare un letto. Solo per adesso. Ok, quindi abbiamo realizzato le cose proprio basilari in tempo brevissimo. E ho scelto di fare subito il biodome grande perché abbiamo visto quanta roba dobbiamo produrre. Invece di fare due biodome, ne abbiamo fatto uno un po' più grande. Abbiamo investito in questa maniera. E dunque, adesso quello che manca da fare direi è uno storage, anche se non è fondamentale, però è consigliabile. Abbiamo solo questa bioplastica, ragazzi. Io consiglierei un secondo processatore di bioplastica. Lo mettiamo incrociato. Ah, già, l'energia elettrica. L'energia elettrica, ragazzi, chi cazzo ci pensava? Andiamo a realizzare appunto una pala eolica di questa dimensione. Abbiamo 4 metallo, penso, senza alcun tipo di problema. Sì, ce l'abbiamo, però dobbiamo sperare che venga realizzata subito, perché se... Non, a parte non abbiamo troppo vento. Questa è stata proprio una cagata che ho fatto, eh. L'abbiamo priorizzata, su. Ok, arriva il giorno, quindi riparte la produzione. Perfetto, dai. Se ci è andata bene, ragazzi, è perché ovviamente senza energia elettrica non c'era ossigeno. Ok, qui c'è un po' di sete da parte di questa biologa. E direi che ci siamo. Abbiamo allora una quantità di posti letto da realizzare alquanto notevole. Abbiamo la produzione di energia, penso sufficiente per questa poca roba che abbiamo. Dobbiamo iniziare a far arrivare nuova gente. Quindi, ragazzi, ora che verrà realizzato quello, io inizio la costruzione con 4 di un punto dove possiamo atterrare. E interrompiamo qui questo episodio. Allora, non abbiamo ancora ovviamente fatto arrivare nuove colonie perché dobbiamo realizzare quella struttura prima di tutto. Non faremo arrivare i mercanti, faremo arrivare nuove colonie per adesso. E mi concentrerei sui lavoratori e sui biologi. Cerchiamo di mantenere quello che è il rapporto attuale del numero di cittadini, però solo fra biologi e lavoratori. Intanto abbiamo costruito un altro processatore di bioplastica, quindi tutto l'amido che abbiamo viene trasportato di là, abbiamo già dei robot danneggiati. La cosa fondamentale, ragazzi, che ci manca, fondamentale perché è fra i fondamenti, è la fabbrica, che ci richiederà due, la mettiamo subito in produzione. So che sto sbagliando a fare queste cose troppo veloci, però le dobbiamo fare, almeno il ferro che non abbiamo più. Verrà utilizzato per produrre nuovi pezzi di ricambio nel momento in cui finiremo quelli che sono lì. Successivamente penseremo al morale dei nostri coloni che, come vedete, è già in un discreto calo. Ok, ragazzi, questo episodio termina qua. Come avete visto, abbiamo visto il tramonto della scorsa colonia.
Speriamo di non vedere a breve il tramonto di questa. Ho fatto le cose molto di corsa per arrivare, diciamo, più o meno allo status in cui eravamo arrivati nella scorsa colonia. Abbiamo più o meno tutte le strutture tranne quelle di ristoro, ma praticamente non le abbiamo utilizzate. Abbiamo realizzato il bar e è stato solo uno spreco di risorse. E quindi continueremo nel prossimo episodio con questa colonia, cercando di appunto mantenere l'equilibrio che abbiamo cercato di ripristinare nella scorsa colonia e non ci è riuscito. Ancora una volta grazie ad Alberto e grazie a tutti gli altri che hanno scritto un commento nello scorso episodio. Continuate, mi raccomando, a darmi consigli. Come vi ho detto, non sono assolutamente esperto di questo gioco e ho bisogno dei vostri consigli. Grazie ancora ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break to Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.